Cresce la preoccupazione negli stabilimenti balneari di Via Litorania, dopo l'improvviso e letale malore, infatti, che nei giorni scorsi ha colpito un 87enne di Torre del Greco, forse dovuto all'eccessivo calore mentre era al mare in località litoranea, ritorna l'attenzione dei gestori di Lido sull'assenza di un presidio mobile del 118 in stazionamento nei pressi del litorale torrese, almeno per il tempo della stagione balneare. È un'estate che è iniziata in ritardo. Però fortunatamente, anche se in ritardo e con affanno, stiamo lavorando. Queste domeniche, come si vede, i nostri bagnanti affollano le nostre spiagge, però abbiamo problemi di sicurezza, perché se qualcuno si sente male, è vero che abbiamo le nostre infermerie, però c'è bisogno di personale professionale, di un servizio di pronto intervento, di un'ambulanza sulla zona, perché con una ricezione di migliaia di persone, pensare che non ci sia subito un pronto intervento in ambulanza è un'utopia. Da qui la necessità di un appello al sindaco Luigi Mennella. Io chiedo al nostro sindaco, che da poco si è insediato, capisco il momento di difficoltà anche per causa di questi crolli, però chiediamo un'ambulanza oppure un servizio delle associazioni di volontariato tipo la Croce Rossa, che come stavano negli anni scorsi, qualcuno che ci dia un supporto se casomai qualcuno si sente male in spiaggia, oppure un pronto intervento subito. Li potremmo ospitare anche nelle nostre infermerie che abbiamo su tutti gli stabilimenti.